quanto è insomma il battesimo di questo nuovo ensemble. E poi perché il primo brano che presentiamo in assoluto in pubblico è il brano di un maestro conosciuto da poco tempo, ma che insomma inspiegabilmente al quale ci siamo già affezionati. È un maestro che abbiamo il piacere di avere in sala e quindi io inviterei il maestro Damiano D'Ambrosio. Conoscevo solo virtualmente questo trio e questa sera ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo realmente e la realtà, come spesso accade, supera molto di più la realtà virtuale. E sono degli artisti singolarmente molto bravi, ripeto, non li conoscevo prima e sono rimasto molto soddisfatto di questa loro esecuzione. Singolarmente molto bravi, ma anche come ensemble molto bravi. Avete fatto una interpretazione molto, diciamo, impeccabile, una interpretazione molto raffinata di questo brano. Io però voglio che questa sera si applauda George Bizet, perché non sono io l'autore di queste musiche, ho fatto solo la parafrasi, ho fatto una specie di sintesi di questa bellissima opera che sono I pescatori di perle, e sono contento che la prima esecuzione sia avvenuta in questa miniatura di sala da concerto, che è molto bella. Si tratta di una miniatura di perle in questa piccola miniatura di sala da concerto. Ringrazio chi ha ospitato questo concerto e complimenti all'amministrazione per questo bellissimo restauro. Con me e il dottor Michele Saponaro della Soprintendenza di Matera che mi ha accompagnato e che mi ha detto che il restauro è stato fatto in maniera impeccabile. Grazie allora a tutti e soprattutto grazie a voi, molti complimenti.